Ciao ragazzi da CTech 2020, oggi effettueremo il primo unboxing e la recensione del OnePlus Nord 2 5G. Ok ragazzi, prima recensione con annessa unboxing da parte di CTech 2020 perché siamo un canale giovane, dobbiamo ancora acquistare i nostri prodotti per potervi recensire in tempo utile. Perciò mi raccomando, aiutateci a crescere, condividete il video. Mettete like, iscrivetevi, campanella, perché è l'unico modo per poter essere sempre più competitivi e sempre più precisi con voi. Abbiamo acquistato un OnePlus Nord 2 5G, abbiamo preso il colore grigio perché potevamo sceglierlo, era quello che ci piaceva di più, e ancora non siamo riforniti direttamente dai produttori, pertanto abbiamo l'opportunità di scegliere. Colore grigio. Adesso 10 secondi di silenzio per l'unboxing. Costruttiva del Nord, devo dire fatto veramente bene. Frame e back cover sono in plastica, plastica comunque di buona qualità, piacevole al tatto. E c'è chi storce un po', diciamo, il naso quando parliamo di prodotti realizzati in plastica, però se è anche vero che occorre risparmiare su qualcosa per ottenere magari un processore, un display, un sensore di fotocamera più prestante, beh, secondo noi è uno di quegli elementi su cui vale la pena magari chiudere un occhio. Il telefono non è né pesante né leggerissimo, pesa 189 grammi che oggettivamente, tenendolo in mano, sono ben distribuiti. Dato un'occhiata all'estetica, adesso andiamo a vedere la scheda tecnica del prodotto. Il Nord 2 5G monta un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+. Il processore è un MediaTek Dimensity 1200 a 5G con 6 nm, 8 GB di RAM, memoria da 128 e 256 GB non espandibile, mentre i sensori fotografici sono caratterizzati da tre fotocamere posteriori. La principale è una Sony IMX766 da 50 megapixel, la fotocamera secondaria da 8 megapixel ultra wide, mentre la terza fotocamera, dal nostro punto di vista valida più che altro per il marketing, è una basica da 2 megapixel. La fotocamera frontale è da 32 megapixel, mentre le posteriori permettono di girare video 4K, la fotocamera frontale non permette di girare video 4K. La scheda grafica è una Mali G77MC9, supporta dual SIM con il GPS ed NFC. La batteria è da 4500 mAh, che purtroppo non supporta la ricarica wireless, mentre il caricatore, di cui parleremo tra un po', è da 65 W Quick Charge. Capitolo a parte è il caricatore Quick Charge da 65 W, capace di caricare il telefono da 0 a 100 in 32-33 minuti al massimo. Considerando che molti top di gamma non lo mettono nemmeno in dotazione sulla confezione, è veramente un valore aggiunto. Ogni volta che si parla di MediaTek si tende sempre un pochettino a storcere il naso, ma devo dire che l'azienda sta diventando un'ottima alternativa a Qualcomm e a Samsung come produttore di chip. E il Dimensity su questo Nord gira veramente veramente bene, sia in chiave grafica che in chiave di fluidità. Display AMOLED da 6,43 pollici Full HD+. Molto reattivo agli stimoli delle nostre dita, molto fluido, scorre sempre molto bene. Devo dire che ho avuto modo di provarlo ieri spiaggia sotto al sole e si leggeva con grande tranquillità e devo dire veramente molto molto valido. Qualcuno si è lamentato, ha storto il naso per il display a 90 Hz, ma se portarlo a 120 Hz avrebbe significato impattare significativamente sull'autonomia, beh, non dimentichiamoci che un medio gamma vanno benissimo i 90 Hz.
Ok ragazzi, vediamo adesso come si comporta OnePlus Nord sotto l'aspetto fotografico. Monta un sensore Sony IMX766, una fotocamera secondaria da 8 megapixel ed una terza fotocamera 2 megapixel che, come detto precedentemente, serve più per il marketing. Il sensore principale da 50 megapixel coadiuvato da una fotocamera secondaria da 8 megapixel che funge da ultra wide è lo stesso montato su Oppo Find X3 Pro e su OnePlus 9 Pro. Potete vedere la recensione del top di gamma Oppo sul link sopra, dove il sensore ha dimostrato di comportarsi in un certo modo. Devo dire che dopo Samsung S21 Ultra, secondo me, è il miglior top di gamma in commercio. Mentre su OnePlus 9 Pro, devo essere sincero, mi ha lasciato abbastanza perplesso. Potete trovare la recensione del OnePlus 9 Pro nel link sopra, dove mettiamo proprio in evidenza alcuni problemi sotto l'aspetto fotografico. Ora andiamo a vedere la carrellata fotografica di OnePlus Nord 2 5G. Facendosi comunque sentire l'assenza di un grandangolo come nella serie S21, che però sono smartphone che appartengono a un'altra categoria, il sensore principale gestisce bene sia la base cromatica che i chiaroscuri, ma anche e soprattutto i particolari. Si trova un pochettino in difficoltà, è possibile vederlo quando andiamo a zoomare gli alberi, ma le foglie, che magari hanno anche movimento, sono veramente un esame troppo difficile per qualsiasi smartphone. I limiti del sensore si notano invece quando andiamo ad estremizzare i chiari scuri, dove la loro gestione, come in OnePlus 9 Pro, appare piuttosto problematica. Anche se devo dire che gestisce meglio questa situazione il Nord 2 rispetto al top di gamma di OnePlus. Sicuramente il supporto di una fotocamera secondaria di 8 megapixel e di una fotocamera terziaria di 2 soli megapixel in questo caso fa la differenza in negativo. Come su OnePlus 9 Pro lavora invece molto bene lo zoom, sia a livello cromatico ma soprattutto a livello di definizione dei dettagli. Molto buono nel fotoritratto, con il soggetto che viene ben messo in risalto e lo sfondo che, anche se sfocato, appare comunque abbastanza definito e comprensibile. Anche i selfie sono di buon livello. La fotocamera da 32 megapixel riesce a cogliere particolari, aspetti cromatici tutto sommato realistici, ma soprattutto quando ci sono più soggetti nella foto riesce a non deformare ai bordi la fotografia. Immancabile infine la prova relativa alla modalità notte. In condizioni di scarsa luminosità vediamo che il sensore fotografico fa difficoltà a gestire i chiari e scuri. Quando siamo invece in presenza di un minimo di illuminazione possiamo notare che il sensore di OnePlus Nord 2 dà il meglio di sé. Infatti sia a livello di particolari ma sia soprattutto a livello di fedeltà cromatica le foto sono di ottimo livello. Ho fatto infatti prove con altri telefoni che tendevano molto ad ingiallire la facciata della chiesa, ma in questo caso i colori sono veramente reali. Possiamo ancora una volta di più apprezzare la qualità dello zoom, che quando va a stringere sulla finestra permette addirittura di vedere l'architrave sullo sfondo. Eccomi qui ragazzi, non sono sparito, ma ho semplicemente preferito mettere in risalto quelli che sono i dati oggettivi che a voi interessano, cioè la qualità fotografica o i difetti fotografici di OnePlus Nord 2. Devo dire che tutto sommato sono rimasto abbastanza soddisfatto, perché non dobbiamo dimenticarci che appartiene alla categoria dei medio gamma. Adesso vediamo quello che secondo me è il vero punto forte di questo telefono, cioè la qualità video. Il sensore riesce a captare sui video una qualità cromatica importante e soprattutto una capacità di cogliere dettagli non indifferente. Ma quello che mi è piaciuto di più è stata la capsula audio, che è riuscita a cogliere in maniera importante tutti i suoni in sottofondo. E adesso ne sentiamo un chiaro esempio. Anche lo stabilizzatore ottico compie egregiamente il suo dovere, infatti camminando lungo la spiaggia vediamo che l'immagine è veramente molto stabile. Ragazzi, dopo 2-3 giorni trascorsi con OnePlus Nord 2 5G possiamo dire di poter dare un giudizio abbastanza definitivo. Non saranno, diciamo, gli unici giorni che ci passeremo, perché proprio questa mattina il piccolino ha devastato il display del cellulare di mia moglie e mi ha detto: Gianluca, quale posso prendere adesso? E gli ho detto: prendi questo, perché secondo me è un ottimo prodotto. Perciò il giudizio è già dato, ma andiamo un pochettino, diciamo, per scaglioni. Display. Il display è un display di buona fattura, reattivo al touch, molto fluido, con i suoi 90 Hz permette di vedere filmati in 4K in maniera molto dinamica, molto definita, e tutto sommato abbiamo già detto che poteva essere da 120 Hz, sì, ma se deve andare ad impattare sull'autonomia, meglio i 90 Hz. Capitolo processore. MediaTek ha dimostrato di fare passi da gigante anno dopo anno e con il Dimensity è riuscito a produrre un processore per un medio gamma che rende il telefono fluido,
non scaldi in maniera eccessiva e soprattutto limita i consumi. È veramente un processore che non scaldi in maniera eccessiva. Poi, lato fotografico, fotografie tutto sommato buone, nella definizione, nella cattura di colori. Devo dire che, come il fratello maggiore OnePlus 9 Pro, ha purtroppo dei difetti sulla gestione dei chiaroscuri. Quando sono evidenti, pecca un pochettino, ma è un difetto magari di gioventù, perché sono ottimista che con un aggiornamento software possa migliorare sotto questo aspetto. Per quanto riguarda la qualità fotografica, basta vedere come vengono gli zoom, veramente nulla da dire. Capitolo video, qui secondo me il telefono deve meglio di se stesso. Base cromatica, definizione, capsule audio, veramente eccezionali. Mi sono veramente piaciuti molto fare video con questo telefono. Sistema operativo e aggiornamenti. OnePlus Nord 2 esce con la Oxygen 11.3. Inutile dire che piano piano la Oxygen sta assomigliando sempre di più alla Color OS di Oppo, e l'influenza di mamma Oppo in questo caso si vede. Lato aggiornamenti, non ci sono grandi novità, perché sono previsti 2 anni di aggiornamento del sistema operativo e 1 anno di aggiornamenti relativo alle patch di sicurezza. Alla fine andiamo ad analizzare il discorso della batteria. Chiariamo un aspetto: non è un battery phone, è un prodotto che ti permette di arrivare fino a sera e nulla di più. Però è anche vero che in questo caso il valore aggiunto è il caricatore a 65 watt, il quick charge, che ci permette di avere la batteria da 0 a 100 in 32-33 minuti, veramente tanta roba. Siamo in difficoltà, ci abbiamo 10 minuti per caricare il telefono, siamo già oltre il 50% della batteria, e questo comunque sia ci dà molta tranquillità. Ora, il OnePlus Nord 2 5G costa 399 euro per il taglio da 128 GB di memoria e 499 euro per il taglio da 256 GB di memoria. Se qualcuno ci chiede, vale la pena spendere 399 euro per il OnePlus? La nostra risposta è sì, semplicemente perché in questo momento è il punto di riferimento per la categoria di medio gamma. Per quanto riguarda il taglio a 256 GB, metterei un punto di domanda, perché a 100-150 euro in più è ormai possibile trovare l'Oppo Find X3 Neo, che ha più di una cartuccia in più da giocarsi rispetto a questo prodotto di OnePlus. Per il resto, se il video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, campanella, condividete il video, perché siamo, come già detto in apertura, un canale giovane e dobbiamo assolutamente crescere. Da Gtech 2020 un saluto, buona estate e buon sole a tutti. Ciao ragazzi!